Allora, prima di passare la parola a Ida, ringrazio infinitamente, mi sentite in fondo? Sì? Ok. Tutta l'organizzazione del FLA, il presidente e voi qui presenti. Allora, prima di tutto vi presento. Mi chiamo Annalisa Potenza e sono una professoressa e scrittrice di Pescara e ho fondato un movimento letterario artistico che si chiama Creazionismo per una nuova era. E prima di arrivare ad Ida, la presentazione del suo libro che si chiama La vita è un flusso di parole, come parlare ai nostri cervelli, presento un attimo le altre moderatrici. Allora, abbiamo Assunta Di Basilico, che è una psicologa e pedagogista di Pescara e anche un'artista molto, molto affermata, e lei è presidente dell'associazione Essere Oltre, che praticamente diciamo difende le persone con problemi neurovegetativi. Poi abbiamo Giulia Di Giampaolo, che è un'insegnante di Pescara, e lei praticamente ha messo su un progetto che riguarda diciamo la reinterpretazione delle fiabe alla luce di quella che è la contemporaneità. Poi abbiamo Giulia Madonna, che è praticamente una scrittrice e poetessa sempre di Pescara. E poi abbiamo Ida. Allora, Ida è una life coach, mental coach, counselor, e anche dottor, insomma, tante, diciamo, è poliedrica, dottor clown, è anche volontaria presso la Croce Rossa, e lei è anche formatrice molto affermata che riguarda la crescita nell'ambito della crescita personale. Allora, prima di passare la parola ad Ida, bombardarla un po' di domande, dato che siamo in tante, vorrei dire proprio due parole che riguardano il libro, ma anche Ida stessa. Avendo poco tempo a disposizione, cercherò di essere breve. Allora, quando mi sono trovata tra le mani questo libro, La vita è un flusso di parole, come parlare ai nostri cervelli, della Dracon Edizioni, e saluto al riguardo Nicolina Galassi, qui presente, della casa editrice, nostra cara amica, leggendo soltanto il titolo, mi sono posta tante domande. Che tipo di domande? Innanzitutto, noi viviamo nell'era della comunicazione, in cui, come dice Paul Vaslavic, nel primo assioma della comunicazione, è impossibile non comunicare. Noi che cosa facciamo ogni giorno? Comunichiamo. Non solo con le parole rivolte agli altri, ma anche con le parole rivolte a noi stessi, al nostro cervello, ogni giorno. Allora mi sono chiesta, ma qual è il contenuto di queste parole? Che cosa diciamo a noi stessi ogni giorno? Non solo in che modo, ma qual è il contenuto di questa comunicazione? È un contenuto positivo, negativo? È un contenuto che affascina? Allora, alla luce di questo mi sono chiesta, esistono dei metodi, delle modalità per poter comunicare al meglio, non solo agli altri, ma anche a noi stessi, perché il modo di comunicare è fondamentale, in quanto dal nostro equilibrio interiore, da ciò che diciamo a noi stessi, come parlare ai nostri cervelli, dipende il modo in cui comunichiamo con gli altri, se vogliamo portare conflitto o meno. Quando ho letto questo libro, l'ho sfogliato, mi sono estremamente incuriosita e ho trovato la risposta alle mie domande. Una risposta veramente, diciamo, una rivelazione, perché questo libro ha un metodo messo a punto da Ida nel corso degli anni di formazione. E poi ti bombardiamo di domande. Ci pensano loro perché io ho già fatto 5 minuti. Vorrei dire solo due parole riguardo Ida. Io e lei siamo amiche e di questo libro ho scritto la prefazione. Conosco Ida da tanti anni e l'ho incontrata un master in counseling e poi
Da lì è nata una grande amicizia. Ida è una persona che ha sofferto tanto nella sua vita, per vari motivi, non so, forse lo dirà lei, ma ha sempre, e dico la verità, l'aveva detta, perché questo libro è frutto, sei tu. Ha sofferto molto, ma ha trovato sempre il coraggio di andare avanti, ha trovato per sé e per gli altri sempre la forza. E questo le deriva non solo dalla sua cultura e dalla sua formazione, ma anche dalla sua persona, dalla sua anima, perché la persona è una maschera, dalla sua anima, che è veramente grande, vibra ad alti livelli. E quando io sono stata male, quando io ho una stampella, una malattia autoimmune invalidante, quando per l'artrite io gridavo nel letto, lei era vicino a me, lì a sostenermi, a darmi coraggio, a dirmi, è vero. Eppure io avevo i brividi, ma l'aveva detto, perché sì, e tu sei tu. Viene dal cuore. E è stata lì a darmi coraggio e a dirmi, qua si parla di flusso di parole, a dirmi quelle parole, a decolarmi quel tipo di comunicazione tale e in un modo che solo lei sa fare. Quindi io, Ida, prima di farti la domandina di apertura, ti ringrazio pubblicamente per quello che sei, per quello che fai, e mi viene, e per quello che sei, per quello che fai e per quello che dai agli altri ogni giorno della sua vita, anche con un sorriso, perché Ida è il sorriso. Scusate, ma ha parlato perché il cuore parla più del cervello, e questo è un altro discorso. Allora, inizio subito, ho parlato già abbastanza, con la domanda di apertura e poi lascio agli altri. Qual è stato il motivo, la motivazione, la causa che ti ha indotto a scrivere questo libro? Una domanda aperta. Sì, e allora, diciamo che proprio l'impulso e l'inizio, proprio a livello materiale, ho iniziato a scrivere sul mio computer, ero a Monaco di Baviera mentre facevo la nanny ad una bambina bellissima che avevo messo in routine, e avevamo questo momento mentre lei dormiva e io ero lì vicino. Mi è venuto questo istinto di comunicare, poter comunicare agli altri questo metodo che avevo intuito in tutti i miei studi e tutti i miei corsi che avevo fatto, che abbiamo fatto insieme, e che mi hanno aiutato a superare. Scusate, c'è un'emozione. Siamo tutti emozionati. È così. A superare, appunto, diciamo, un solo dolore più grande è mio figlio che è andato in cielo. E quindi, studiando questi vari metodi, il Theta, la Reconnection, e aiutavo gli altri, facevo piccole terapie per spostargli nella mente dei pensieri e delle cose per migliorare, e praticamente dopo un po' di mesi tornavano e mi dicevano: ma io sì, sono stata bene, devo dire, ringrazio questa tua metodologia, però dopo un po' riavevo ancora questi pensieri che mi creano problemi. Allora quasi mi sono arrabbiata con l'universo e dico: ok, se io sono qui e sto aiutando le persone, vuoi che continuo a fare questo, mi devi mandare qualche informazione che io posso spostare i pensieri e per sempre e lasciarli, e lasciare le persone migliorate come vogliono essere. E quindi dopo un po' l'universo mi mandava delle informazioni e delle intuizioni che io ho cominciato a combinare, ed è uscita tutta questa cosa. Allora dico: bisogna divulgarlo agli altri, che se vogliono possono trovare un miglioramento in questa metodologia e possono anche fare da sé.
È sì, partita così la cosa. C'è tutto di te stessa, sì. Possiamo andare avanti con le domande, li possiamo bombardare. Lascio la parola a Giulia Madonna. Buonasera, io ringrazio Annalisa di avermi coinvolto in questa bella avventura. Faccio i complimenti a Ida perché è un'opera molto interessante, argomenti accattivanti, soprattutto scritta in maniera molto semplice, sì, molto scorrevole, quindi sebbene sono argomenti non semplici, alla fine le resi semplici. Ho due domande, inizio dalla prima. Allora, la prima domanda è questa, Ida, chi si avvicina alla tua opera, nel primo momento, quali capitoli, quali argomenti tu consigli per avere un primo approccio con quest'opera così bella, così importante? Sì, dunque io consiglio, cioè bisogna iniziare sempre da se stessi e quindi praticamente fermarsi un attimo e dire: ma io che pensieri sto facendo? Pensieri negativi che mi tolgono energia o pensieri positivi che invece mi fanno star bene e posso stare meglio? Quindi diciamo che questa è una prima fase per poi scorrere e fare gli esercizi, perché gli esercizi sono legati un po', Freud aveva intuito le tre, voi siete appunto psicologhe, quindi le tre menti, diciamo, l'io, l'es e il superio, di cui l'io ha bisogno di qualcosa di certo, immediatamente. E allora la mia intuizione era: io ci credo, quindi ti do questa cosa perché io ci credo fortemente. Poi l'altra intuizione era il sentire, quindi l'emozione sull'argomento che sto cambiando, sul pensiero che sto cambiando in questo momento. E quindi io lo sento, la vibrazione del sentire quello che voglio. E poi il superio, che è determinato e deciso, quindi io lo voglio. Ecco, nella sequenza del pensiero che vogliamo cambiare ci sono queste frequenze, queste tre fasi per parlare al nostro cervello e dargli quello che veramente desidera in quel momento. Allora, la mia seconda domanda invece riguarda il capitolo in cui si parla delle nuove intelligenze, sì, multiple, e mi ha colpito molto, mi è piaciuto molto, e ti volevo fare questa domanda: ma in un individuo possono essere presenti più intelligenze multiple, e se sì, eventualmente le varie tipologie possono andare a individuare una personalità più aperta, più empatica, o una personalità più chiusa, più restia all'esterno? Quindi lo possiamo utilizzare, questa individuazione delle intelligenze, anche dentro di noi per comprenderci, ma magari per capire anche chi abbiamo di fronte? Può essere utile? Dunque, noi nella mente abbiamo tutto e abbiamo anche il collegamento con l'universo, e quindi accedere a una mente o a qualsiasi cosa noi vogliamo. È chiaro che ogni individuo ha le sue priorità, le sue quello che gli piace di più nella vita, e quindi si dirige verso quello che vuole fare e utilizzare quello che in quel momento gli serve. Quindi, cioè, noi possiamo accedere veramente a un'enciclopedia universale, a un'enciclopedia, tutto sta a vedere quello che desideriamo nella vita e farsi un programma e poi seguirlo per raggiungere quello che vogliamo. Ora, tutto. Ora c'è una parola a Giulia Di Giampaolo. Grazie. Quindi bisogna avere molta disciplina. La disciplina è fondamentale. Mettersi degli obiettivi e iniziare da un primo gradino, vedere tutte le cose che bisogna farlo per raggiungere. Ma io vi posso dire per esperienza che qualsiasi cosa ho voluto fare l'ho raggiunta. Bisogna essere, sì, decisi e determinati nel proseguire il proprio scopo. Io mi ricordo quando la sera facevo esercizi per diversi giorni, fino a quando non riuscivo ad essere su quella frequenza, e o salivo, scendevo, chiedevo all'universo, cioè bisogna avere molta costanza, sì, ma come tutte le cose nella vita, e poi si raggiunge tutto quello che uno si vuole. Un esercizio che anche altri autori hanno è quello di farsi un quadernino con tutti i desideri, i progetti, tutte le cose da raggiungere, e quando noi ci mettiamo bisogna come essere già dentro la situazione
ed essere dentro l'argomento, quindi ampliare, immaginarla e ampliarla anche con argomenti, vedere tutto quello che c'è per quell'obiettivo che vogliamo raggiungere e poi proseguirlo. Perché visualizzare. Anche visualizzarlo, ma immaginarsi di essersi già dentro, non so, c'è qualcuno che vuole cambiare lavoro, decide che cosa vuole fare e immaginarsi già di essere dentro e fare delle cose, agire dentro già quella situazione e poi pian piano la strada è facile. Allora, a me ha colpito, il libro è stupendo, veramente un flusso denso di passione, di conoscenza e di saggezza. E mi ha colpito l'accettazione come chiave. Sì. Cosa intende per accettazione? Una tolleranza o un lasciare andare? No, l'accettazione di decidere quello che effettivamente si vuole raggiungere, quello che si vuole essere, quello che si vuole fare nella vita. Quindi accettarlo come prima situazione, perché se non c'è un'accettazione non possiamo neanche proseguire. Quindi un'accoglienza. Sì, proprio accettare, non so, io voglio fare questo, ok, lo accetto, lo desidero e poi proseguire con tutte le altre elementi che ci vogliono poi per raggiungere questa cosa. Non so, inviare un primo curriculum al lavoro, cioè fare una prima azione come primo gradino per poter poi proseguire. Agire. Esatto, quindi nell'accettazione c'è l'agire della situazione. Quindi, sì. Ok. Allora, mi ha colpito molto questo libro perché è una guida molto pacata di una crescita personale, sì, no? Del esatto. Nostro percorso personale. Mi ha fatto pensare, visto che mi occupo di fiabe, a Pollicino che lascia i sassolini bellissimo. Bianchi per ritrovare la strada di casa. Secondo lei, quali possono essere i nostri sassolini più importanti per lasciare durante il nostro cammino e come possono orientarci per una vita più serena e anche più autentica? Beh, il flusso di parole positivo è un argomento che possiamo portare avanti sempre, perché le parole sono una guida per noi, così come le emozioni, così come noi parliamo abbiamo la nostra vita, c'è il riflesso di noi stessi e delle nostre parole. Di conseguenza, se una parola non c'è in noi, non la vediamo neanche nella vita. Quindi le parole come sassolino per arrivare dove vogliamo arrivare. Grazie, sì. Grazie mille. Grazie. Passo la parola ad Assunta Di Basilico. Grazie, buonasera a tutti. Allora, io più che farti delle domande, Ida, voglio dire alcune cose belle su di te, perché io ti ho conosciuto tanti anni fa al corso proprio di counseling del professor Mammana. Sì, sì. E in quell'occasione ci scegliemmo, io e lei, proprio durante il corso, perché durante il corso di counseling dovevi scegliere il compagno per fare gli esercizi e in quell'occasione ci scegliemmo io e Ida. E lì ci fu un momento magico in questa scuola di counseling bellissimo. Poi ci siamo perse di vista perché purtroppo io ho fatto un altro percorso e lei un altro, e oggi sono felice di essere qui con te, Ida. E ricordando tutto il tuo excursus, avendo letto il tuo libro, che consiglio vivamente a tutti di leggerlo perché è veramente interessante, può veramente darvi qualcosa in più. E ho scritto un qualcosa sul suo pensiero, perché è una donna che veramente merita tanto e ho voluto dedicare una riflessione importante dedicata a te, Ida, scritta tutta per te. E si chiama Il dono di dare forma al pensiero. Nel labirinto della mente parole danzano, un flusso incessante, un eco di esperienze scolpite nel tempo vibrano nella carne, come un fiume sotterraneo scivolano e accarezzano. La vita, un grande poema, un canto di voci,
ogni sillaba un battito, ogni suono una scelta, parlare i nostri cervelli, un dialogo profondo, in ogni frase un universo, in ogni verso un segreto. Le parole sono la nostra realtà, mura e finestre, catene e ali. Costruiamo il mondo con labbra di sogni. Stendiamo i colori del pensiero su tele di silenzi. Ma le decisioni, oh, le flagranze del vero, un attimo di luce tra mille ombre, la consapevolezza che il dire trasforma, un soffio di vita che si fa carne, che si fa parola. Le parole ci parlano, sussurrano, gridano, raccontano storie di speranza e di tormento, nei labirinti dell'anima, nel respiro del mondo, e noi, viandanti erranti, seguiamo il loro canto. Gli assiomi della parola, come dici proprio tu nel tuo libro, fondamenti solidi, la bellezza intrinseca di ciò che possiamo dire, un linguaggio per svelare la nostra esistenza, una danza eterna tra il dentro e il fuori di noi, tutto quello che racconta sempre il tuo libro. Oh, potere infinito, ritmo del cuore, che crei e distruggi, che unisce e dividi. Ti ringrazio per il dono di dare forma al pensiero nel grande arazzo della vita che intreccia le parole. Ida, questo è per te. È dedicato ad Ida, alla sua vita e al suo libro e al suo percorso. Ma dal libro di Ida abbiamo estrapolato tre bei pensieri che abbiamo scelto insieme, perché ci siamo riunite e abbiamo voluto prendere questi pensieri e regalarli a voi, donarli a voi e lasciarvi con qualcosa di bello che vi potete portare dentro di voi in una serata magica come quella di questa sera. Dal libro di Ida, ascolta i pensieri che arrivano dal vento, sono parole magiche che entrano nel cuore. Ascolta i pensieri che arrivano dal sole, sono parole magiche che entrano nell'anima. Ascolta i pensieri che arrivano dalla luna, sono parole magiche che entrano nella mente. Ascolta i pensieri che arrivano dalle stelle, sono parole magiche di polvere d'argento che entrano nei tuoi sogni. La vita è un flusso di parole. Abbiamo scelto un altro pensiero veramente profondo, breve ma molto incisivo e profondo. E questo è dedicato a tutte le persone che magari non hanno fiducia in loro stessi. E lei ha comunicato questo bellissimo pensiero. Avere fiducia in te stesso, nelle tue capacità e abilità, ti porta a livelli superiori di energia. Una frase profonda. Grazie, quanti di noi, vorremmo la bacchetta magica? E Ida ha saputo trovare la bacchetta magica che la narra sul suo libro. E la sua bacchetta magica dice: la bacchetta magica che sa far funzionare tutto nella tua vita sei tu. Sì, sei proprio tu, sei solamente tu, sei il tu, il mago della tua esistenza. Grazie Ida, perché sono pillole di saggezza che ognuno di noi, se le portiamo dentro, riusciamo a dare pace a noi stessi, fiducia a noi stessi, ma soprattutto anche nei confronti degli altri. Io Ida sono felice di essere qui con te, di averti ritrovato, perché ora spero che ti ricordi tante cose. Grazie, grazie. Se le altre moderatrici vogliono dire qualcosa, volete? Allora, come ho iniziato, io concludo con un grazie ad Ida, alle mie amiche, perché siamo tutte amiche, e se c'è qualcuno che... vediamo l'orario, abbiamo... vuoi qualche domanda, Ida? No, non lo so, dipende. Io vorrei, sono le 35, almeno un quarto dobbiamo finire, le ragazze sono andate qualche via. Domanda. Qualche domanda, potete farla tranquillamente ad Ida. Va bene, Ida, il microfono. Sì. Aperto. Ah.
Buonasera a tutti. Allora, ovviamente il libro non l'ho letto, non l'ho fatto in tempo, ma lo leggerò. Una riflessione, mi rifaccio a una frase che ha detto Annalisa all'inizio. Cioè in pratica il concetto di parlare a se stessi. Sì. Diceva Dostoevskij che certe cose non si possono dire neanche a se stessi. Può essere vera questa affermazione oppure si può cambiare. Cioè non dire le cose. Allora, il grande scrittore russo diceva ci sono delle cose che non si possono dire neanche a se stessi. Ma io dico che si potrebbe comunicare sempre con noi stessi, anzi più ci conosciamo e meglio è per migliorare noi stessi. Quindi il mio pensiero, come adesso i grandi della, ovviamente ognuno ha le sue energie e quello che pensa. Si faceva il contesto culturale dell'epoca, sì, certo. Però io direi che qualsiasi cosa serve per migliorare noi stessi, quindi capirci meglio significa anche migliorare noi stessi, anche pensieri nascosti, lo possiamo fare. Grazie. Chiedo scusa se c'è qualche altra domanda, qualche curiosità da chiedere a Lida, lo potete fare tranquillamente. Prego, venga qui, perché con il microfono è facile sentire, ascoltare, anzi, sentire, ascoltare. Ho anch'io la fortuna di conoscerti, Lida, e da molti anni. Io non ho letto ancora il libro, chiaramente, ma una domanda te la voglio fare. Io sono uno che legge molto sulla formazione personale, ne faccio, e tu lo sai, ma io mi sono convinto che negli anni le parole non contano niente. Ma siccome ti conosco, io credo che c'è un qualcosa che ti voglio chiedere. Sì. È importante il significato che diamo alle parole. Certo, è molto importante quello che noi pensiamo delle nostre parole di noi stessi. Perché le possiamo poi cambiare, le possiamo modificare, possiamo girarci intorno e trovare una soluzione per cambiarle e stare meglio. Perché se pensiamo sempre negativi, il cortisolo gira continuamente in noi stessi e non ci spostiamo. Allora, chiudiamo tutto, ricominciamo da capo e diciamoci una prima parola a noi stessi, io ti amo, davanti a uno specchio, io ti amo, così da lì si mette un punto nuovo e si comincia a cambiare. Bravo. Le parole hanno grande importanza. Bellissimo, bellissimo, così qualsiasi livello è appagato, perfetto. Io sono a Londra, mi dico I love you, mi dico I love you. No, c'è qualcun altro che vuole fare qualche domanda? Sto cronometrando, 5, siamo in tempo massimo. Dobbiamo lasciare la sala per altri. 5 minuti, sì. Nicolina, l'editrice, vuol fare qualche domanda di Ida? Sì, volentieri. Allora, buonasera a tutti e grazie, siete numerosi e sono felicissima. La mia editrice. Ti ha creduto in me, grazie. No, è stato un incontro speciale con Ida e sono felicissima di aver lavorato con lei e attraverso lei, ecco, questa è una cosa bellissima che mi capita, attraverso le mie autrici, i miei autori, allargo la mia conoscenza e anzi più che allargarla diciamo che la salgo di energia. Bellissimo, sì. E Ida indubbiamente mi ha aiutato in questo. Vorrei dire che Ida si supporta comunque nel suo percorso, si supporta anche di tanta scienza, di neuroscienze, sì, certo. Attinge al pensiero antico, delle filosofie antiche
e prende, come dire, no? Accoglie spunto, tutto quello che è il pensiero moderno, certo. Anzi ne fa, voglio dire, una sintesi che comunque è utilissima ed è da tutti facilmente rintracciabile su tutti, su internet, insomma, come si vuole. E, cosa mi sento di chiedere? È stato chiesto un po' tutto e hanno detto delle cose meravigliose su di te, io non posso che essere felice e confermare tutto. Dopo aver scritto questo libro, cosa è cambiato, se è cambiato qualcosa? Anch'io sono cresciuta, naturalmente. È stato un percorso scrivere questo libro ed è stato bellissimo. Anche adesso quando mi leggo dico, caspita, ma sono io. mi sembro un autore, super, ma sono io. Va bene. Mi ha portato tante energie nuove, tante scoperte nuove e ho cambiato anche vita, infatti adesso sono a Londra, vivo a Londra con un lavoro nuovo, alla mia età ho 71 anni, ancora lavoro a Londra e mi diverto. Voglio dire, questo libro veramente mette le ali nel senso di spostarci anche in altri lidi, perché per le conoscenze che ha, per le conoscenze che ha, le vibrazioni che praticamente porta. Quindi anche solo leggendolo qualcosa si migliora nella mente e nella vita di conseguenza. Qualche curiosità da chiedere? Nel libro comunque è chiaro che c'è una parte pratica, proprio un metodo, quindi c'è una parte pratica molto utile e chi vuole seguire, insomma, e se c'è qualche curioso, qualcuno che vuol chiedere qualcosa di Ida, perché abbiamo detto la signorina, qualche altro minuto, 5 minuti. Posso dire? Sì, viene. Cosa, io non ho da fare domande. Sì, assolutamente. Io l'ho conosciuta per caso su una chat di WhatsApp l'anno scorso, insomma, perché chiedevo di votare a mio figlio che sta a Londra, insomma, chef a domicilio, l'unica che poi mi ha detto io lo voto, poi ho detto grazie, dove sei, insomma, Pescara, io vivo da poco, però poi è nata un'amicizia, anche se ci siamo viste poco, perché lei vive a Londra, poi la seguo sui social dove lavora, mio figlio pure. E mi ha fatto piacere rincontrarla, come se la conoscessi da sempre. Mi era dispiaciuto non aver preso il libro, insomma l'ho preso adesso e me lo devi firmare, grazie, solo questo. È come se la conoscessi da sempre, invece è solo un anno e mezzo. E quando ad aprile sei venuta e non ci siamo viste, ci sono rimasta così male. Io non lo so perché poi a luglio ci siamo, in luglio agosto ci siamo riviste oggi, cioè quella volta che non, come se avevo un'amica mia, c'ero rimasta male veramente, forse perché mi poteva dare qualcosa e un po' di energia che ce ne vuole tanta, soprattutto per i giovani. Grazie per averti conosciuta. Confermo, perché Ida veramente sa trasmettere tanto. 2 minuti, qualcun altro? Non fate complimenti. Sta venendo lei o se ne sta andando? Stai venendo? Ok. Allora, se nessuno vuole, vi ho chiesto poi, se nessuno vuole parlare, allora concludiamo qui. Grazie infinite a tutti quanti ancora per la vostra gentilezza e presenza e il vostro ascolto. Grazie. Grazie a tutti.